les Stimmt. Allora, il Veneto annega nell'acqua e nei debiti, riprendiamo la linea dopo la maratona che è iniziata ieri, non abbiamo fatto soste, siamo andati avanti a raccontare anche oggi pomeriggio in diretta con Ferdinando Avarino dagli studi di Padova, minuto per minuto, tutto quello che stava accadendo sul nostro territorio dopo questa ondata di maltempo eccezionale che ha colpito nuovamente il Veneto. Ricorderete, l'abbiamo ricordato, cosa accadde nel 2010, lo tsunami che devastò molte province della nostra regione. Questa volta è stato più concentrato il maltempo, soprattutto colpita la zona della bassa padovana, ma anche il Vicentino e insomma problemi un po' dappertutto, e vista dall'alto tutta la regione sembra un immenso acquitrino. Torniamo ovviamente a parlarne questa sera, però non vogliamo dimenticare la sera del mercoledì. Al centro della nostra attenzione ci sono le aziende, quindi quando si dice l'acqua alta, l'acqua alle ginocchia, c'è anche l'acqua alla gola degli imprenditori che anche in questo caso sono penalizzati, hanno subito dei danni, e quindi anche di loro parleremo questa sera. Ovviamente aspettiamo le vostre opinioni, le vostre segnalazioni, dateci notizie dalle zone in cui vi trovate, raccontateci, adesso sta di nuovo piovendo purtroppo, domani ci sarà una tregua, poi un weekend ancora col maltempo, insomma una situazione ancora di emergenza con alcune località, in particolare Battaglia Terme, Montegrotto, completamente allagate, e quest'acqua che ristagna, quest'acqua non se ne va, questo è il particolare che sta colpendo insomma l'attenzione di tutti coloro che hanno visto, come dicevo prima, 3 anni fa cosa accadde in circostanze in qualche modo diverse. Tanti sms di nuovo in rampa di lancio, dateci tutte le informazioni, casomai dateci anche i vostri cellulari se volete essere chiamati per dare delle testimonianze dirette, e vi presento subito gli ospiti di questa sera. Un'imprenditrice che ha subito dei danni, Anastasia Mariucci, buonasera. Sandro Venzo, presidente della Confartigianato Bassano, buonasera. Buonasera. Presidente. Buonasera Roberto Marcato, vicepresidente della provincia di Padova. Due sindaci che hanno vissuto la traumatica esperienza del 2010. Anna Lanzarin, sindaco di Veggiano, buonasera sindaco, ed Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, buonasera sindaco anche a lei, grazie per essere qui. Pino Rossi, sindaco di Gaglio, buonasera. Gianni Castellan della CISL, buonasera, e William Beozzo, Apindustria Bassano, buonasera. Grazie a tutti, e saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci racconteranno storie riguardanti le aziende che vivono momenti drammatici anche per il maltempo a volte, ma soprattutto per l'accanimento del fisco, per la burocrazia, insomma per quella melma che purtroppo circonda le aziende, viene dalla capitale, viene dalle pastoie dei gran commi, viene da una classe politica che non facilita il lavoro degli imprenditori, e sentiremo anche quindi le loro storie in questa situazione drammatica. Allora sentiamo intanto cosa succede, cosa sta succedendo a Battaglia Terme, parleremo col sindaco direttamente tra qualche minuto, credo, ma intanto sentiamo il vice sindaco che racconta come in alcune abitazioni l'acqua abbia raggiunto e superato 1,5 metri. Vediamo. Alessandro Baldino, vice sindaco di Battaglia Terme. Situazione critica, diceva, quanti centimetri ci sono nelle case che abbiamo alle sue spalle? Allora andiamo da 50 centimetri a 1,80 m in alcune zone più basse, quindi la situazione è veramente critica, più che altro perché l'acqua non cala e quindi non riusciamo a capire come mai questo deflusso, questa onda lunga, insomma. Disagio per i cittadini, quindi sono già da 48 ore che stanno sopportando questa cosa. Li si assiste con i gommoni e con le barche? Sì, paradossalmente è come fossimo a Venezia. Ci sono persone, abbiamo sfollato circa 80 persone, altre 120 hanno voluto restare
nelle abitazioni. Noi capiamo questo perché insomma abbandonare le case e gli affetti è sempre difficile, cerchiamo di assisterle in qualche modo, quindi rispondendo alle loro esigenze, trasportandoli casa per casa, se devono fare, portiamo generi alimentari, quindi cerchiamo di alleviare questo disagio. E l'acqua non cala? Pochissimo. L'acqua cala pochissimo, e, insomma, dalle informazioni che abbiamo non abbiamo notizie positive, cioè, i livelli sono praticamente immutati da ieri. Allora, Sindaco, voi avete rivissuto, mi riferisco a lei, alla Anna Lazzarin, insomma avete rivissuto quei momenti, quelle ore tremende, mi ricordo lei con gli stivaloni in mezzo all'acqua alta, insomma con la popolazione. Ecco, che cosa avrete, credo, avuto anche richieste di aiuto da parte di altri sindaci che stanno vivendo questa stessa esperienza? Sì, no? In realtà in questi giorni comunque anche noi eravamo sotto tensione perché eravamo in stato d'allerta, perché tutti i comuni che in qualche modo sono comuni rivieraschi e quindi sono attraversati dai corsi d'acqua si sono trovati a dover affrontare questa situazione difficile con una portata che risale ai livelli del 2010, quindi abbiamo vissuto la stessa identica situazione. Poi purtroppo nel 2010 nel nostro caso c'è stata la rottura arginale e lì c'è stata quella fuoriuscita di acqua che ha generato tutta quella serie di problemi. Ricordo che nel mio caso a Casalserugo c'erano 1000 casi tra attività produttive e privati, quindi è stata veramente una tragedia. E questa volta la portata d'acqua era identica, fortunatamente gli argini hanno tenuto e devono tenere, ecco, questa è la cosa importante. Purtroppo cosa succede? Che sono inzuppati di acqua, perché se voi considerate che è da dicembre che continua a piovere sui nostri territori, quindi gli argini sono veramente inzuppati di acqua, i terreni poi circostanti anche questi sono intrisi di acqua e di conseguenza anche con difficoltà si riesce a scaricarla. Io credo ci sia stata molta difficoltà in questi giorni da parte sia del consorzio di Bonifica che del Genio Civile nel riuscire a indirizzare l'acqua, perché ce n'era talmente tanta che riuscire a trovare anche uno sbocco per tutta quest'acqua che era sul nostro territorio era veramente una cosa tanto difficile. Adesso fortunatamente, e ringrazio l'opportunità che mi date questa sera di essere qui, certo, vorrei lanciare un messaggio di tranquillità, nel senso che i livelli del Bacchiglione si stanno abbassando, è iniziato da ieri sera, e progressivamente si va verso dei livelli che sono dei livelli di guardia che garantiscono quindi una maggiore tranquillità. Però dobbiamo continuare a monitorare perché purtroppo continua a piovere e questo è il problema anche di fondo. Allora, ma di Belluno nessuno si ricorda mai, in Cadore ci sono le case con 3 metri di neve sui tetti e tutte le strade bloccate, è verissimo, ma noi ne abbiamo parlato anche oggi, ne parleremo anche più avanti, quindi non vi trascureremo, almeno qui a Rete Veneta. Senta Sindaco, in presenza di precipitazioni ancora più abbondanti, no? Perché sono state superiori al 2010, delle due l'una, o la pioggia ha colpito più insistentemente altre aree, oppure i lavori che sono stati fatti a livello locale, a livello regionale, in qualche modo evidentemente sono serviti a qualcosa. Come la pensi? Allora, innanzitutto i livelli dei fiumi erano un po' più bassi di quelli del 2010, almeno parlo per i fiumi del mio territorio, Tesino, certo, e Bacchiglione. E poi comunque a Veggiano gli argini hanno tenuto perché gli argini sono stati rinforzati alla grande. Io veramente direi una grande menzogna se dicessi che nel mio territorio dal 2010 ad oggi non è stato fatto nulla. Io ho quasi 6 km di argini, sono stati rinforzati, la rotta che all'epoca è stata mostruosa, parliamo di una rotta di 45 metri e che ha invaso su 16 km quadrati, che è la mia piccola Veggiano, avevo 8 km quadrati completamente allagati. Ci è voluto un anno e mezzo per metterla in sicurezza, quindi ha piovuto moltissimo, ma i livelli dei fiumi non sono arrivati ai livelli del 2010, almeno per quanto riguarda il mio territorio. Il problema di fondo è che dal 2010 le cose non si sono ancora risolte del tutto. Purtroppo stiamo pagando il prezzo di anni e anni di abbandono del territorio e in 3 anni si è fatto anche molto, ma non ancora sufficiente. Questa volta nel mio territorio abbiamo avuto paura per i fiumi, ma ci hanno messo ancora più in crisi tutta la rete minore, idrovore che funzionavano, ma non si riusciva assolutamente a svuotare la campagna, e per campagna intendo ettari di terra
con le vecchie case di contadini in mezzo che avevano l'acqua alla soglia. Poi teniamo conto che chi ha avuto l'alluvione spaventosa come è stata a Veggiano a Casalserugo 3 anni fa, basta o niente per creare il panico. Io vorrei anche lanciare un appello, visto l'opportunità di questa sera. Ci sono persone, delle persone scriteriate, che in questi giorni si sono divertiti a scrivere sui social network delle cose folli e che creavano il panico. Io per questo motivo ogni ora mettevo il bollettino della situazione nel sito del mio comune. Veramente rendiamoci conto che proprio perché abbiamo avuto una storia importante, adesso riusciamo a monitorare la situazione ora per ora, e questo bisogna dirlo ai cittadini, di stare tranquilli. Non succederà più come nel 2010, che l'alluvione è arrivata, che abbiamo fatto fatica anche noi a rendercene conto, bisogna essere sinceri. Adesso l'organizzazione è tutta diversa. Sono molto vicina ai colleghi di Battaglia, ai colleghi poi di Abano, Montegrotto, parlo almeno per il Padovano, quelli che stanno soffrendo in questi momenti, veramente, perché sappiamo cosa hanno provato e ti trovi nello sconvolgimento di non sapere dove muoverti. Allora, un'altra conseguenza di questi dissesti idrogeologici sono gli smottamenti e le frane. Ce ne sono tantissime nei colli euganei, sulla pedemontana, ad Asolo. Vediamo il servizio della nostra redazione. Ogni volta, quando non è un problema di allagamento, è un problema di frane, e si vede il terreno come risponde. Non è più capace di ricevere l'acqua e quindi frana. Già, frane, smottamenti, è seria la situazione su tutto l'arco collinare pedemontano, dal Vicentino al Trevigiano. Ad Asolo, tra la tarda serata di ieri e la nottata, si sono verificati pericolosi movimenti di terra. Frane di dimensioni importanti che hanno messo a rischio l'incolumità dei residenti. Le immagini parlano chiaro: in via Foresto di Pagnano, via d'accesso al centro di Asolo, ha ceduto completamente la strada. Per tutta la giornata i tecnici comunali al lavoro per mettere in sicurezza il sito. Visto l'entità che potete constatare voi di persona, non è per niente indifferente, e questo comporterà la chiusura totale della strada anche per i pedoni. Bisogna però vedere adesso con le ulteriori piogge che cosa succederà, quindi è sicuramente un problema in evoluzione. La paura maggiore è che la frana continui a camminare, quindi verso valle. Necessario l'intervento dei tecnici dell'Ascopiave, che hanno dovuto lavorare alla linea interrata di metano che alimenta anche parte del centro città. Visto che il fronte della frana sulla strada è di oltre 20 metri, abbiamo rischiato la rottura della tubazione, ed è per questo che da ieri sera, subito aperta la crisi, è stato costantemente presidiato il problema dal personale di Ascopiave. Ed è molta la preoccupazione dei residenti. Che se succede così d'improvviso, cose di questo genere, qualcuno ha rischiato anche con l'auto. E via Foresto di Pagnano è solo uno dei punti critici di Asolo. Ci troviamo in via Sant'Anna, altra via d'accesso al cuore di Asolo. Alle mie spalle una frana, l'ennesima frana che si è verificata nel territorio comunale, qua sulle colline dell'Asolano. E un'altra delle strade d'accesso, dicevamo, chiusa completamente al traffico. La strada è stata parzialmente pulita dagli operai del comune, ma restano ben evidenti gli effetti di quanto accaduto nella notte. Anche qui pericolo, soprattutto per chi è transitato sino a pochi minuti prima che avvenisse la frana. Pessima situazione ad Asolo, così come nella zona nord di San Zenone, con le due strade, via Cime e via Fratta, a Liedole sopra Castello, dove, come riportato nei nostri TG di ieri, si sono create vere voragini, e continua a scendere a valle il terreno franato anche sulle colline di Marostica. L'altro giorno è stata interessata la proprietà di due anziani coniugi. In queste ore, vista la pericolosità del sito, sono stati invitati a lasciare in via precauzionale l'abitazione. Ora bisogna solo aspettare e sperare che le piogge finiscano, ma le previsioni per i prossimi giorni non sono assolutamente confortanti. Allora, il servizio di Vanessa Banzato, come vi dicevamo all'inizio, particolarmente colpita la provincia di Padova, Battaglia Terme, Montegrotto, ma anche Selvazzano, Rubano, Sarmeola di Rubano, Caselle, insomma tutte città, tutti i paesi che sono completamente allagati. Presidente, ho sentito prima in un collegamento, anzi era in diretta con Ferdinando Avarino da Padova, che diceva: ma non è possibile, insomma, non è possibile, i soldi ci sono, si dovevano fare interventi. Sì, io stamattina sono andato a Rovolò, perché lì abbiamo una provinciale che sembra che si sia liquefatta. Cioè, io non ho mai visto una cosa del genere. La strada non esiste più, è smottato tutto, c'è un fronte di frana che
trascina a valle, sta trascinando a valle praticamente il colle, noi ci troveremo a dover intervenire a ripristinare quantomeno questa strada, con la consapevolezza che fra 2 o 3 mesi, se si riprodurranno le stesse condizioni atmosferiche, riavremo lo stesso problema, perché poi se non si fanno interventi strutturali non serve a nulla. Sono andato anche a Battaglia e lì veramente, cioè, non hai nemmeno la forza di reagire, perché vedere queste case con 2 metri di acqua dentro, e quello che ti fa più male è vedere la compostezza di questi cittadini che hanno perso tutto. C'è grande dignità che veramente ti fa stringere il cuore. Non ho come visto né scenate né sceneggiate. 2010, no? Tra l'altro, come abbiamo già visto, ed è per questo che fa ancora più male che capitino proprio queste persone, queste tragedie. Sì, è una balla colossale quella che non esistono i soldi, perché allora, se dal Paos dice che con 2 miliardi e mezzo si potrebbe mettere in sicurezza il Veneto, allora io mi faccio una considerazione molto semplice. La regione Veneto per funzionare costa 200 milioni all'anno. Prendiamo un'altra regione che ha gli stessi abitanti. La regione Sicilia, per fare le stesse cose con gli stessi abitanti, costa 1 miliardo e 7. 1 miliardo e mezzo all'anno in più di stipendi inutili, perché se noi facciamo le stesse cose con 200 milioni, evidentemente il 1,5 miliardi è in più di stipendi inutili dati a questa gente. Allora, per esempio, lasciamo a casa sta gente che non ci serve, e quel 1,5 miliardi lo diamo al Veneto, in 2 anni noi mettiamo a posto tutto. Quindi non è vero che non ci sono i soldi ci sono spesi malissimo, e noi stiamo qua a giocare sui 10.000 euro, i 100.000 euro, perché poi tra l'altro nel caso nostro dovremmo ripristinare questa strada. Pur avendo i soldi in cassa non potremo spenderli, perché il patto di stabilità non ce lo consente. Ma che è una follia, perché io non posso tenere una strada chiusa per mesi. Là ci sono cittadini, ristoratori, aziende, piccole aziende, cioè tutta gente che con una strada chiusa non lavora più. E il danno che si fa al territorio, oltre, come dire, alla violenza che viene fatta alla ferita proprio da un punto di vista ambientale, è un danno economico enorme. Quando mai riprenderemo poi i soldi persi a causa di queste alluvioni? Io non so che paese sia un paese che consente ai propri figli, i cittadini, di naufragare dopo 3 giorni di pioggia. Io non riesco a capirlo. Ripeto, comunque la dignità di queste persone ti fa stringere il cuore. Allora, è stato chiesto dalla Regione del Veneto, dal Presidente Luca Zaia, lo stato di calamità. Vediamo cosa ha detto questa mattina ai giornalisti. Nel Veneto è stato di calamità assegnato 1 milione di euro per le prime necessità. Dichiarazione del Presidente di Regione Luca Zaia. Oltre allo stato di calamità decretato dal sottoscritto, è un primo stanziamento per le spese urgenti di 1 milione di euro a favore di tutte quelle comunità, quei sindaci che sono in grossa difficoltà. Alla difficoltà si unisce anche la preoccupazione per le alte temperature, caldo eccessivo che rischia di sciogliere la neve accumulatasi in montagna, riversandosi come conseguenza nei fiumi già ingrossati. Per il governatore, se si verificasse, sarebbe peggio che nel 2010. Il governo intervenga al più presto, ribadisce. Chiediamo di riconoscere subito lo stato di calamità e stanziare subito risorse a tutela di una montagna che è stata letteralmente messa in ginocchio, e dall'altro di tutto quel Veneto che soffre per gli allagamenti. Per Zaia è necessarie norme più rigide per il piano di assetto idrogeologico. Ci vuole un piano Marshall, un piano strategico nazionale, poi declinato per ogni regione. Noi abbiamo 2 miliardi di investimenti da fare, il governo li deve riconoscere a una regione come la nostra, che lascia a Roma 21 miliardi di tasse all'anno. Allora, parlavamo di neve, abbondantissime nevicate, veramente se riuscite ad arrivare a Cortina ci sono muri di 3,5 metri, insomma impressionante, tanti tetti di abitazioni che sono stati sfondati dal peso di queste masse enorme di neve, e soprattutto pericolo slavine, attenzione, proprio livello 5, guai andare fuori pista, proprio bisogna essere matti, ma anche percorrere certe strade può essere pericoloso. Sindaco, sull'altipiano dei 7 comuni? Diciamo che nelle zone di montagna, rifugi e malghe, siamo un po' preoccupati, perché la neve non riesce più a scaricare, forse per i tetti avremo qualche sorpresa durante il disgelo. Io comunque, direttore, la ringrazio di questa trasmissione, perché mi dà l'opportunità di dire 2 cose banali.
tutti coloro che sono a casa e ci ascoltano sanno che le aree periferiche delle colline e della montagna sono state abbandonate e quindi la manutenzione che facevano i contadini di una volta non viene più fatta. Questo determina un rallentamento del deflusso delle acque. Questo rallentamento fa penetrare l'acqua dentro in mezzo delle falde e quindi nascono gli smottamenti e quindi le frane. Tutti coloro che sono a casa sanno che per effetto dei non so se i Verdi o il legislatore o i tribunali, comunque sapevano che da una trentina d'anni non si può più esportare materiale dei fiumi e tutti vediamo che all'interno dei fiumi sono nati gli alberi e tutti sappiamo che quando un albero viene invaso dall'acqua si ribalta e quindi crea un ostacolo. Quindi noi abbiamo che la velocità dell'acqua aumenta con il diminuire della superficie a disposizione per scorrere e questa è una legge dell'idraulica matematica e non è discutibile e quindi l'acqua corre più forte, ha un'energia cinetica maggiore, crea più danni, poi il fatto della manutenzione o la presenza dell'inutile negli argini indebolisce un po' il discorso e quindi a volte succede quello che prima è successo nel 2010 e adesso si ripete e si ripeterà sempre di più. Questo perché dobbiamo allargare l'invaso dei fiumi, quindi la superficie, matematicamente in metri quadrati, la superficie di scorrimento all'interno dei fiumi e dei canali e dobbiamo necessariamente consentire il disboscamento e quindi la diminuzione della superficie boscata nelle aree periferiche delle nostre contrade, nella nostra pedemontana e nella montagna. Questo è necessario per creare degli spazi per dare possibilità ai nostri contadini di avere delle superfici abbastanza grandi da poter mantenere le proprie aziende e quindi legare la gente al territorio, nelle parti dove sono poco popolate, perché altrimenti si continuerà con l'abbandono delle parti meno vantaggiose del nostro territorio. Guardi, il mio comune non ha 160 ettari, ne ha 4.500, quindi abbiamo una conoscenza del bosco è aumentato negli ultimi 30 anni del 50%, quindi i ruscelli che erano stati fatti per far defluire l'acqua adesso sono secchi anche durante i piovaschi, perché tutta l'acqua viene trattenuta dall'ambiente, ma io non riesco a capire in questa regione che vuole essere, scusa lo dico all'amico della Lega, che è governata, non so da quali tecnici o chi li nomina questi tecnici, e vorrei che qualcuno, anche questa televisione che è molto sensibile ai problemi della gente, ringrazio di questo lavoro anche il direttore Baciali, andate a vedere nell'ufficio, nel genio civile, quanto si spende un anno di investimenti e quanto si spende un anno di stipendi non di lavoratori o di gente preparata, di tecnici che non sanno niente, che si appiattiscono, che non lavorano e che dovrebbero essere almeno trasferiti a altri incarichi, perché di fatto non danno nessuna soluzione né a noi sindaci, credo che a parte il fatto che sono d'accordo con la collega che dopo il disastro del 2010 qualcosa si è fatto, sono ben certo, perché ci mancherebbe ben altro, quella era una catastrofe. Però alla base dobbiamo ristrutturare l'apparato legislativo che fa la manutenzione del territorio e quindi igiene civile. Allora, se non ci fossero state le naturali alluvioni non ci sarebbero le tre cime di Lavaredo né le Dolomiti, è l'uomo che ha costruito dove non doveva. Prima avete visto delle immagini a Lovolonna nel Padovano, avete visto la strada proprio si è sollevata come quando ci sono i terremoti. Ecco, di nuovo immagini di frane e smottamenti, ve ne mostreremo altre ovviamente. Parleremo poi più tardi con l'assessore Stival, con l'assessore Roberto Ciambetti, col vicepresidente del Veneto Marino Zorzato, collegati al telefono. Se anneghiamo noi veneti ci seguiranno molti topi di fogna che ora sguazzano nel benessere grazie
alle nostre tasse che ci rubano regolarmente. Questa mattina il gestore dell'impianto distributore di carburante Agip di via Gattamelata a Padova ha scritto un bigliettino, ha scritto: la crisi mi ha tolto il sorriso. Poi si è allontanato come se niente fosse, è salito al 10° piano dell'ospedale di Padova e si è lanciato. Era un benzinaio molto noto e molto apprezzato. E qui introduciamo l'annegamento per debiti o l'annegamento per crediti, perché c'è chi deve avere da un'azienda dei soldi, l'azienda per la quale ha lavorato, e questi soldi non riesce ad averli. C'è un caso, ne parliamo con alcune persone che lavorano per la Zanardi. Ecco, ci racconti un po' brevemente questa storia che abbiamo raccontato in un telegiornale qualche giorno fa. Noi siamo un piccolo gruppo di imprenditori che abbiamo il coraggio di metterci la faccia con queste aziende che truffano, veramente truffano noi piccoli artigiani o piccoli imprenditori, perché hanno commissionato a noi per 3, 4, 5 mesi milioni e milioni di euro di lavoro. Al momento di pagare, il giorno prima del pagamento, presentano un concordato in bianco per poter praticamente truffarci. Questa è la realtà di questa azienda, che oltre ad aver truffato noi tutti gli imprenditori, non paga gli stipendi da mesi non paga gli stipendi. Hanno messo un amministratore praticamente per coprire la faccia di questi imprenditori. L'amministratore, basta conoscerlo, è uno che viene dall'Electrolux. Questo vuol dire tutto, e sono tutelati dal sistema Italia. Questo è quello che purtroppo è toccato a noi. Io, quanti siete? In tutto siete una ventina di imprenditori, diciamo. 20 o anche di più. Una ventina di imprenditori. Io da solo, con i miei figli e due o tre, praticamente abbiamo tentato di bloccare l'azienda. Siamo andati in azienda, abbiamo bloccata, non tanto perché per portare a casa qualcosa, solamente per portare a conoscenza all'opinione pubblica queste truffe legalizzate che ci sono purtroppo qua in Italia, perché il sistema Italia è questo. E noi abbiamo i dipendenti da pagare, abbiamo oltretutto, oltre i dipendenti e i nostri fornitori, abbiamo anche lo Stato che ci dà una mano pretendendo l'IVA, perché chi ci truffa praticamente viene a casa nostra a rubare, perché questi sono degli ladri e basta, perché non sono dei ladri. E lo Stato dà una mano a questi ladri praticamente a chiederci l'IVA, a chiederci le tasse e tutto quanto. Questa è la situazione di noi piccoli imprenditori, che continuiamo a lottare. E dopo, questo è il risultato di quello che ha appena detto lei, che qualcuno va su casi estremi. Praticamente questa è la situazione in un'azienda che era è tutt'oggi leader, perché non è un'azienda che sia in difficoltà perché manca il lavoro o queste cose qua, come hanno scritto nei giornali. È un'azienda leader nel proprio settore a livello europeo, è sempre stata. Hanno creato questa truffa ad hoc. Adesso praticamente, quando hanno finito di preparare la truffa, hanno messo tutti i dipendenti in cassa integrazione, 120 dipendenti, che sono 4-5 mesi che non prendono un centesimo. Grazie, ci torniamo poi sicuramente ancora su questa storia, perché davvero vanno raccontate queste vicissitudini, le disavventure a cui vanno incontro imprenditori onesti che lavorano e che cercano soltanto di poter lavorare e di dar lavoro ad altri. Un uomo che ha vissuto il trauma dell'alluvione 2010, Domenico Meneghello, sindaco di Bovolenta, quindi collega di Anna Lazzarin e di Elisa Venturini. Insomma, ricordiamo ancora quelle ore, quei giorni. Noi facemmo una diretta proprio dalla palestra in cui avevano trovato riparo gli abitanti. Di nuovo grossi problemi con i murazzi che rischiano di cedere. E sentiamo cosa ha detto oggi il sindaco, mi pare Lorenzo Munegato, vediamo il servizio. Sindaco, la paura è passata oppure resta ancora? Perché vediamo il fiume è alto. No, non è passata la paura, anzi questo è il momento più difficile
nel prendere le decisioni. Il meteo non mi conforta perché dicono che domani e dopodomani ci sarà ancora brutto tempo. Voi capite bene che in queste condizioni, con i canali a questi livelli, ci vuole un attimo ritornare ai punti di ieri o di stanotte. Gli ultimi quanti, 60 anni non vedevano un'acqua così? Beh, diciamo che è un bel pezzo che non si vedeva un'acqua. Abbiamo raggiunto, superato i limiti degli ultimi 30-40 anni in questi giorni, e quindi abbiamo il pericolo oggi non è tanto l'acqua alta, perché abbiamo i nostri murazzi e le nostre argini sono collaudati, però è talmente tanta acqua che è venuta dall'alto e dal basso che potrebbero essere dare in sofferenza e metterci in difficoltà. Voi non so se avete visto i murazzi come ormai filtra acqua da tutte le parti, e sapete, dai oggi e dai domani le cose si mettono male. Centro storico resta off limits perché qualcuno ha preferito, ha detto, dormire in casa, anche se erano ai piani alti, insomma avevano un occhio aperto e uno chiuso. Qual è la situazione? Resta chiuso o come vi state muovendo? Sì, è proprio questo, il momento delicato è proprio questo. Io farei, adesso dobbiamo incontrarci per vedere di prendere delle decisioni, capire soprattutto cosa mi dice il meteo, e dopo dovrei revocare le ordinanze che ho fatto, soprattutto della viabilità, perché questa la viabilità mette in difficoltà i cittadini e questa è la cosa principale. Poi vediamo per il rientro delle famiglie, però vedete anche voi com'è il livello, sembra basso rispetto a ieri, ma è alto, ed è nel piano della protezione civile. A questi livelli io devo fare comunque evacuare le persone. Infatti sono state sfollate tra Bovolente e Battaglia Terme 600 persone. Allora andiamo avanti con un collegamento telefonico, dovremmo avere in linea l'assessore regionale alla protezione civile Daniele Stival. Buonasera assessore. Buonasera a voi, buonasera direttore. Allora, grazie intanto per la vostra disponibilità nel dare informazioni nei collegamenti con Rete Veneta, che è la rete, devo dire, degli alluvionati o dagli allagati, perché noi siamo quelli che fin dall'inizio hanno seguito questo dramma che ha coinvolto tante famiglie e tante imprese, mentre devo dire le televisioni pubbliche ancora oggi non se ne erano accorte, ancora adesso non pare che siano molto sensibili al problema. Si parla delle mura aureliane danneggiate a Roma dalla pioggia, ma insomma di quello che succede qui neanche una riga. Senta, no, volevo chiederle, allora sta riprendendo a piovere, che notizie ci sono? Come vi state muovendo con la protezione civile? E intanto grazie a voi, e giustamente mentre si parlava nei giorni scorsi solo di Fiumicino e del Tevere, finalmente oggi, dopo il tam-tam dei media regionali e anche di Rete Veneta, si è arrivati finalmente a parlare anche nei media nazionali del dramma che c'è in Veneto, sì. Stessa cosa che è successa nel 2010. Adesso sta ricominciando a piovere, eravamo già nelle previsioni che questa sera, questa notte piovesse un po', ma i problemi, diciamo, non sono sufficientemente tranquilli e non particolarmente impegnativi. Il problema reale è che comunque a sud di Padova, e quindi il Bacchiglione, il Frattagorzone, stanno sempre su una media del terzo livello, quindi sopra il Bacchiglione, sopra i 7,20, e quindi fanno fatica ad andare giù. D'altronde abbiamo un altro problema che si incrocia, e cioè che tra oggi, domani e dopodomani il mare riceverà poco, perché ci sarà poca fluttuazione di alta e bassa marea, e quindi i fiumi in generale andranno molto lentamente a calare. Per fortuna pioverà poco e quindi, insomma, nell'emergenza siamo sufficientemente tranquilli. Assessore, grazie, e casomai ci sentiamo più tardi se ci saranno appunto delle novità. Grazie per questo aggiornamento. Intanto, grazie a voi.
Grazie. Vorrei sentire Anastasia Nariucci, che è un'imprenditrice che è tra quegli imprenditori, meno rispetto a quanto accade nel 2010, per fortuna un numero inferiore di imprese sono state allagate, le aziende agricole soprattutto ci risulta siano state più penalizzate questa volta. Lei signora di che azienda parliamo? Allora, io avevo una piccola azienda individuale che ha durato 14 anni, che si occupava di vendita di spazi pubblicitari e promozione di un settore un po' particolare che è il matrimonio, e organizzavo fiere appunto per promuovere i miei clienti. E dopo l'alluvione ho avuto un danno notevole, e non solo economico ma anche così emotivo, non c'è più. Signora, scusi, la interrompo un attimo perché c'è un problema, si sente male quel microfono, ma adesso provvediamo subito. Intanto vediamo un altro servizio, restiamo a Bovolenta, regia, cambiamo un po' la scaletta, andiamo sul servizio dove si vedono i murazzi che zampillano acqua e poi torniamo dalla signora Narducci. A Bovolenta le pompe stanno lavorando ininterrottamente da ieri sera, questa è la situazione, il fiume si è abbassato di oltre un metro, però la paura resta. Io abito dentro le mura qua, e quel murazzo lì è un colabrodo, quindi se spacca quello partiamo tutto il paese, tutto il centro di sicuro, quindi paura esiste, perché poi l'altezza che continua a rimanere chiaramente preme tutta questa massa d'acqua sugli argini, sui bordi, per cui finché non scende la paura rimane. Siete potuti rientrare in casa? Io, perché mi sono presa, abitando al secondo piano, ho detto sì, stanotte dormo là, però con un occhio aperto, uno sveglio, un orecchio, che ho detto a quelli della protezione, eventualmente mi suonassero il campanello. Beh, la situazione adesso sta migliorando, sta scendendo abbastanza il fiume, e si è sceso quasi un metro, insomma, confronto a ieri sera. Ieri sera c'era paura, oggi un po' meno. Ieri sera faceva paura, oggi si vede che sta scendendo, però bisogna vedere se arriva ancora acqua, tutto là il discorso. Abbastanza brutto. Lei abita qui? Sì, qua vicino. Ha paura? Un po'. No, non abbiamo avuto danni, però sai, abbiamo l'acqua più alta degli ultimi 30 anni, abbiamo avuto il livello dell'acqua. È ancora alto, sì. Vi ricordate quella del 2010? Sì, me la ricordo bene. Qui dicono, insomma, sono state fatte poche opere, non è stato fatto nulla per mettere. Mi sembra che ce ne sono state fatte, perché sennò sarebbe stato più alto a st'ora. No, non è passata la paura, anzi questo è il momento più difficile nel prendere le decisioni. Il meteo non mi conforta, perché dicono che domani e dopodomani ci sarà ancora brutto tempo. Voi capite bene che in queste condizioni, con i canali a questi livelli, ci vuole un attimo ritornare ai punti di ieri o di stanotte. Voi non so se avete visto i murazzi come ormai filtra acqua da tutte le parti, e sapete, dai oggi e dai domani le cose si mettono male. Poi vediamo per il rientro delle famiglie, però vedete anche voi com'è il livello, sembra basso rispetto a ieri, ma è alto, ed è nel piano della protezione civile. A questi livelli io devo fare comunque evacuare le persone. Allora, tantissimi sms anche stasera, ecco il caso di dire uno tsunami di sms. A Roma hanno calcolato i danni, in Veneto l'aumento delle tasse, questo è l'ultimo che è appena arrivato, lo vediamo. Allora torniamo da Anastasia Nariucci, perché avevamo un problema col microfono. Signora, lei diceva avevo un'azienda individuale e ho subito l'alluvione, sono di Roncaiette. E quindi abbiamo avuto dei danni economici abbastanza importanti, e non si chiamano risarcimenti ma si chiamano contributi, sono stati veramente scarsi, e quindi risollevarsi da una situazione del genere, perché la mia azienda aveva sede in casa, quindi sia per casa che per lavoro è stato molto dura. Sì, si sente. Si il problema tecnico è aver dovuto contrarre un mutuo per 5 anni per poter pagare i muratori, gli imbianchini, quelli che hanno dovuto ripristinare la mia casa e la mia sede di lavoro.
A questo si è aggiunta poi la crisi e quindi la realtà che molti clienti cominciano a non pagare con difficoltà. Prima di affondare e annegare nei debiti ho pensato di venirne fuori e a giugno a malincuore, dopo 14 anni di una ditta che non ha mai avuto problemi, ho dovuto smettere. L'alluvione mi ha dato una mano in questo, perché io onestamente forse ce l'avrei fatta con le mie gambe, e onestamente devo chiedere sacrifici alla famiglia, perché bene o male è un piccolo mutuo, ma sono 600, quasi 600 euro che tutti i mesi devono arrivare in banca. Oltretutto questa sede e la mia abitazione è una casa importante, perché è una villa veneta, penso che sia stata anche l'unica alluvianata. Ho chiesto anche se c'era la possibilità di un aiuto diverso, io non ho visto nessuno. A questo punto sono stata quantomeno amareggiata, delusa della situazione. I lavori sì, ci sono stati fatti, a Roncaiette ho visto ruspe, interventi, però un lavoro serio di dragaggio del fiume, del canale, non viene fatto dalle nostre parti dal 45. Io sono andata al Genio Civile con i comitati, quindi ho chiesto documentazione. Si porta via tanto di portata, alzare gli argini può essere una soluzione, ma dicono possa essere anche pericoloso, perché aumentiamo poi anche la spinta che l'acqua può dare in un territorio come il nostro, che è molto vicino alle case. Ecco, signore, come mai lei non rientrava nel novero delle persone che dovevano ricevere dei risarcimenti? Sì, certamente. Ecco. Il problema è che i risarcimenti che sono stati chiamati risarcimenti in maniera erronea, sono contributi, sono stati poi calcolati con tutti dei parametri che abbiamo ben visto, quindi l'intonaco risanante era di un certo tipo, quando poi metti mano con qualsiasi ditta gli importi sono ben diversi, perché se vuoi fare un lavoro correttamente devi farlo che regga, insomma. Sentiamo Elisa Venturini e Anna Lazzarini, cioè, ecco, voi avete collaborato con la Regione, nel senso che poi alla fine questi soldi sono stati dai sindaci distribuiti a chi era stato colpito, no? È una fase chiusa questa, no? Allora, non è ancora chiusa. Non è ancora chiusa. Non sono totalmente d'accordo con la signora, perché innanzitutto siamo stati l'unica regione in tutta Italia in cui dopo una calamità naturale sono stati dati i soldi subito e sulla fiducia. Che erano i famosi 300 milioni. No? Subito. L'alluvione è avvenuta nei primi di novembre 2010, a Natale del 2010 i nostri alluvionati hanno ricevuto tutti una somma di denaro proporzionale a quanto avevano dichiarato, e la dichiarazione iniziale è stata una dichiarazione fatta dal cittadino senza perizia, senza stima tecnica, il che significa che abbiamo dato fiducia, il nostro presidente per primo e noi, perché in quel momento abbiamo eseguito un ordine, alla nostra gente. Se dopo mi si viene a dire che i prezzari erano un po' restrittivi, anche lì avrei qualcosa da dire. La cosa secondo me mostruosa del post-alluvione non è stato aver ricevuto poco, perché secondo me chi ha fatto i lavori ha ricevuto quanto era giusto che ricevesse. È stata la burocrazia che ci ha distrutto. Quella è stata la vera seconda alluvione. E qua mi ricollego a quello che dicono gli imprenditori, è la burocrazia in Italia che distrugge. Se voi pensate che per una pratica di una famiglia che fa la sua dichiarazione all'inizio del tutto spontanea, dopo sono dovuti uscire i tecnici per vedere se quanto aveva dichiarato era veritiero, dopo hanno dovuto presentare i preventivi, dopo le fatture, dopo da quelle fatture, tutto un iter amministrativo e burocratico che se mi metto a spiegarlo ci mettiamo due ore di controlli, e tutto questo per ogni pratica. Questo ha fatto sì che dopo tre anni, perché sono passati tre anni, abbiamo dato i soldi a chi li doveva dare. Ma purtroppo, siccome ci sono state persone che dopo l'alluvione hanno fatto delle dichiarazioni importanti e hanno ricevuto molti soldi e dopo tre anni non hanno fatto le opere perché non ci hanno presentato le fatture, abbiamo dovuto chiedere i soldi indietro.
E qua non è perché siamo cattivi, è perché non abbiamo avuto il riscontro della pezza giustificativa che quei soldi sono stati spesi per l'alluvione e non per altre cose. E questo è il problema burocratico. Per quanto riguarda i lavori, secondo me in 3 anni è stato fatto abbastanza. Si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio. Per quanto riguarda questa calamità di questi giorni, i fiumi hanno retto e questo va detto che hanno retto, perché il Genio Civile in questi anni ha lavorato e anche tanto. È andata completamente in tilt la rete minore, completamente. Esatto, la differenza è questa. Quello che dici la A Mezzano è così, a Padova è così. Per esempio va a vedere l'impresa Miotti di Marostica che ha chiuso lasciando a casa lo fanno per altri problemi, perché non hanno saputo gestire, le risorse. Non si possono dire bugie in televisione. Non sto dicendo bugie, dico la verità. Le dici sapendo di mentire. Ma proprio non esiste. No, chiedi ai cittadini. Allora, scusate, sentiamo. Proprio non esiste. Sentiamo Elisa Venturini e poi torniamo un attimo alla signora e andiamo dal presidente Beozzo, poi di nuovo ritorniamo troppo soldi. Sì, no, io siamo uguali, non ho mai detto troppo. Ho detto che sono state date risorse sulla fiducia e queste risorse sono state spese anche per altre cose e non per ripristinare i danni dall'alluvione. Chiarissimo. Allora, Elisa Venturini. Sì, io direi che risulterei patetica se cominciamo a ribattere sul fatto ma contributi pochi, contributi tanti, perché solo Dio sa quante battaglie sono state fatte a favore degli alluvionati per riuscire a portare a casa i soldi. E abbiamo iniziato dall'indomani appunto dell'alluvione e grazie a Rete Veneta, alle emittenti private, siamo riusciti a portare il caso anche a livello nazionale, perché poi bisogna sensibilizzare a livello nazionale, perché poi la regione, cioè è Roma che stanzi i soldi. Allora, con tutta una battaglia che è stata fatta dai sindaci, insieme al presidente della regione, insieme ai presidenti di provincia per riuscire a portare a casa i soldi, abbiamo fatto di tutto e di più, ci siamo organizzati con la burocrazia che c'era, abbiamo cercato di portare avanti le istanze dei cittadini nonostante le leggi romane fossero restrittive, abbiamo fatto il possibile, abbiamo cercato con le nostre forze, come comuni, con i nostri dipendenti, di dare il servizio anche ai cittadini, facendo gli accertamenti dei danni, andando casa per casa a verificare, cercando di liquidare il giusto, facendo tutte le verifiche delle fatture che venivano presentate. Ecco, voi potete immaginare che tipo di mole di lavoro hanno affrontato dei piccoli comuni come i nostri. L'Anna ha 3.000 abitanti, io ne ho 5.000, con 13 dipendenti, a dover gestire l'ordinario più tutta la valanga burocratica legata all'alluvione. Ecco, una mole infinita di lavoro, quindi senza fare le polemiche che da 4 anni di distanza, noi abbiamo lavorato tanto e sodo per il bene dei nostri cittadini, a servizio dei cittadini. Io non invidio assolutamente, anzi hanno tutta la mia solidarietà, i colleghi che in questo momento sono lì in mezzo al fango, in mezzo all'acqua, perché vi posso garantire che è un'esperienza che dal punto di vista umano è devastante, perché il sindaco viene preso come punto di riferimento, dove tutte le angosce, le paure, le frustrazioni, la rabbia, la cattiveria, tutto viene riversato sul sindaco in quel momento, che è una persona umana che cerca di dare delle risposte a dei problemi, magari senza risorse, con grandissima difficoltà e con la burocrazia che ti rema contro. Quindi io penso che noi abbiamo dato il massimo, potevamo fare di più sicuramente, ma noi abbiamo dato l'anima, quindi a 3 anni e mezzo di distanza. Ecco, io dico, stiamo chiudendo adesso le pratiche con molta fatica, le ultime se Dio vuole, e dopo io spero veramente, e noi preghiamo il Padre Eterno, che non ci capiti più un evento analogo, perché è una cosa, lo so, devastante. Allora, l'esperienza... Non è stato fatto niente per... Allora, 50 anni di incuria, di mancanza di manutenzione, in 4 anni è stato fatto quello che si poteva fare. Si poteva fare di più, soprattutto sull'idrovia. Scusa, bisogna farlo soprattutto a monte, non dove è successo. Sì, comunque, soprattutto sull'idrovia. Sì, ma non è che tra colleghi possiamo scannarci su che cosa. Ecco, allora... Ognuno fa quello che può, noi facciamo le pressioni affinché le autorità superiori, quindi Regione e Stato, provvedano a fare i lavori che sono necessari. Allora, poi ovviamente andiamo avanti su questi temi, basta mandare soldi a Roma, Zai, a fare qualcosa, altro sms. Vediamo un reportage del nostro inviato in barca, un reportage su una barca a Remi, vediamo cosa, che cosa ci racconta, poi andiamo da William Beozzo e...
da, ovviamente, da Sandro Venzo a parlare di nuovo di lavoro, ovviamente poi anche con i nostri amici che ci hanno raggiunto dalle loro aziende. Vediamo. Le persone che hanno deciso di rimanere in casa sono assistite dai vigili del fuoco e dagli uomini della protezione civile. Questa è la piazza del quartiere Ortazzo, completamente allagata. C'è un silenzio surreale. C'è nessuno? Hai bisogno? Guarda, a quel momento ho un affaso, magari bisognando forse un po' per la roba, un po' cattivo. Perché adesso noi per un momento andiamo in pausa, sì, sì. Andiamo a mangiare anche noi, mezz'ora credo. Quindi per un po' sei qua. Sì, sì, sto qua. Prego. Avete deciso di rimanere qua? Sì. A lavoro dentro com'è la situazione? Piena d'acqua? Pieno d'acqua. Bisogna svuotare tutto. Aspettiamo un attimo di chiudere il meglio possibile. Speriamo di chiudere il meglio possibile e di svuotare con la pompa il possibile. Hanno chiamato un'altra piena, ma cerco di svuotare l'acqua in modo tale da chiudere bene. E dopo quello che sarà, sarà. Ma mai non ve ne siete andati e avete deciso di star qua? No, beh, io vado, qui abita la mia ragazza e io e la mia ragazza siamo andati da mia madre, però vengo qua la mattina fino a sera a vedere se riesco a fare qualcosa. Per stare a casa senza far niente, sapendo che è allagato tutto, non... Speriamo non si alzi tantissimo, quello. Questa è la situazione in via Ortazzo, è completamente sommersa, siamo su una barca, questa 48 ore fa era una strada e sulla nostra sinistra c'è il fiume, possiamo anche farlo vedere, che sta scorrendo praticamente al livello delle abitazioni. Praticamente questa è la situazione, l'acqua arriva alla vita ed è tutto sommerso. Tutto sommerso. State lavorando con la barchina da quando? Noi da questa mattina, ma tutta la notte. Ed è impossibile arrivare in questa zona se non... con la barchina o con gli stivali alti. La gente che è rimasta qua cosa vi dice? Si lamenta in generale. Le porte sono sbarrate, ci sono i sacchetti di sabbia per cercare di contenere l'acqua che è entrata, come si può vedere in questo momento, all'interno dell'abitazione inondando tutto quanto. Ci sono danni per centinaia di migliaia di euro. Abbiamo mostrato anche il museo della navigazione fluviale, ovviamente sott'acqua, e quindi paradosso, ironia della sorte, giustamente dice il vicepresidente. Basta mandare soldi a Roma, questo l'abbiamo già visto. Allora, poi sentiamo Castellano, ovviamente torniamo dagli imprenditori, e volevo sentire il presidente dell'API napoletano, è andato a Bruxelles, ha detto ci sono forti e indiscutibili segni di ripresa. Voi cosa ne pensate? Allora, vorrei allacciarmi, direttore, un attimo, sì, prima al discorso dell'alluvione, perché certo, penso che va fatta chiarezza su dei punti. Sì. Quando il sindaco dice che i soldi sono stati erogati, quando Marcato dice che i soldi sono stati erogati, dicono la verità. Perché io posso prendere l'esempio, essendo anche vicepresidente della Pindustria Vicenza, che a Vicenza sono stati erogati 11 milioni di euro. Di questi 11 milioni di euro sono stati restituiti alla regione 2 milioni di euro perché le pratiche consegnate non erano, grazie alla burocrazia, regolari. Nel senso che 152 aziende della provincia di Vicenza, quindi della città di Vicenza, hanno restituito i soldi, 500 famiglie della città di Vicenza hanno restituito dei soldi. Quando il sindaco dice che sono stati erogati i soldi sulla fiducia, su un documento scritto di persona da una persona, dice la verità. Quando i sindaci dicono che sono in prima persona, soprattutto oggi, dicono la verità, perché essere colpiti, e parla una persona che ha subito nel 2005 una grandinata con 9.500 metri quadri di capannone distrutto, preso una lira zero. Nel 2012 perso un capannone per una tromba d'aria con feriti sotto, lira zero, quindi capisco quando loro dicono cosa vuol dire provare. Mi allaccio al discorso delle imprese con l'alluvione.
L'alluvione è quando, quando l'acqua o qualsiasi danno entra all'interno dell'azienda, l'imprenditore si sente morto. Si sente morto perché non ha una figura di riferimento. Anche se assicurato, non percepite i soldi perché è condizionato alla perizia di un perito che magari fa tutt'altro mestiere, quindi che non ha competenze su quello che deve fare, e quindi o accetta una minima somma immediatamente, se no si parlano, grazie al sistema della magistratura italiana, come parlava prima l'imprenditore, dei concordati e così via, andiamo avanti 10-15 anni per una causa. Adesso mi allaccio alla sua domanda. Quando Napolitano in Parlamento dice che c'è la ripresa, stiamo dicendo che io posso dire che le aziende italiane oggi stanno chiudendo, che le aziende italiane stanno andando via da questo tessuto produttivo, che oggi fare impresa in Italia è un suicidio. È un suicidio per tanti motivi. Esempio, vediamo Electrolux. Okay? Quindi quando una multinazionale viene in uno Stato sovrano a dire io ti taglio gli stipendi del 50%, ritengo che abbia mancato di rispetto a tutti i cittadini italiani, perché è una cosa vergognosa, perché quella multinazionale ha vissuto su questi territori, ha preso fondi, contributi, agevolazioni di tutto e di più, e dietro quella multinazionale ci sono centinaia di piccole imprese che tengono in piedi un indotto che è il sociale di questo territorio. Quando io sento la politica che continua a dire la luce è solo il treno che ci sta venendo addosso, perché se qua noi non abbassiamo le tasse, la pressione fiscale sulle aziende, questo paese non è fallito, è già strafallito. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, resteranno solo macerie, continuiamo a ripeterlo, ma pare che non serva a niente. Allora, colleghiamoci con Lina Paronetto da Vittorio Veneto. Lina, grazie per questo collegamento, dici che novità ci sono. Buonasera direttore, dunque a Cozzuolo di Vittorio Veneto, come sentirete poi dalle testimonianze che con Nicoletta Rizzetto abbiamo raccolto sul posto, si sono vissuti davvero attimi di paura oggi pomeriggio. Un costone della montagna è franato letteralmente, arrivando a ridosso delle abitazioni di due famiglie parenti tra di loro, i Matthews. La terra ha davvero tremato, ci hanno raccontato i testimoni, tanto che il terreno in questo momento cede, sta premendo sull'edificio. È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, il sindaco Gian Antonio D'Arè ha firmato un'ordinanza di evacuazione che è stata messa in atto grazie al supporto sia della protezione civile provinciale che dei vigili del fuoco e che della polizia locale. La difficoltà stava soprattutto nella presenza in questi nuclei familiari di un'anziana di oltre 90 anni e di un disabile. 7 persone in tutto che per la notte adesso saranno ospitate dai vicini di casa. Nelle interviste che abbiamo realizzato abbiamo sentito anche la figlia dei Matthews, Monia, che non è potuta rientrare in casa e ha dovuto vivere dall'esterno, diciamo, tutta la pressione che possiamo immaginare questa situazione. In ogni caso, per il vittoriese, per Vittorio Veneto, è l'ennesima frana di queste ore e rischia purtroppo di non essere l'ultima. Lina, grazie molte, dacci aggiornamenti in qualsiasi momento, lo vorrai fare durante questa diretta che ricordiamo è partita ieri e andrà avanti fino a quando ci sarà bisogno di dare le informazioni necessarie ai cittadini su questa situazione. Allora, vediamo l'intervista di Lina Paronetto, poi andiamo dagli imprenditori e dai lavoratori che sono lì in studio. Vediamo l'intervista. Lei è la figlia della famiglia interessata da questa situazione, come ha vissuto un po' questa giornata? Sono preoccupata, parecchio. È riuscita a sentire i suoi familiari? Sì, stanno bene, sono stati spostati in un'altra abitazione qui all'interno della via. Speriamo che non subisca alcun danno la casa. Lei abita qui? Sì. E non è potuta rientrare oggi? No, assolutamente, infatti dormirò fuori. È stata anche la raccomandazione dei suoi familiari, giustamente? Certo, ho visto il pericolo per poter attraversare la strada. Ecco, adesso loro sono in salvo, ma che sensazione è averla a casa, insomma, a rischio? Brutta, c'è parecchia preoccupazione. Sindaco D'Arè, cosa è successo qui a Cozzuolo? C'è un movimento franoso che è partito molto in alto sulla collina e ha investito una casa. È praticamente sparita la strada e quindi abbiamo 3 nuclei familiari, diciamo, che non sono raggiungibili, e con l'aggravante che c'è un disabile e un'anziana di 92 anni, quindi abbiamo fatto evacuare la casa. Questa sera dormiranno dai vicini
che sono 200 metri più avanti del movimento franoso, e domani mattina saremo qua per capire cosa fare, insomma. Adesso sta ricominciando a piovere qua su Vittorio, la situazione com'è? Qua nel Vittoriese ogni nuvola è buona per fare la pioggia, quindi questo ci preoccupa ancora, speriamo che domani sia una giornata di tregua e quindi questo ci permette quantomeno di quantificare i danni e capire come operare e dove operare. È molto pericolosa la zona, abbiamo visto anche la montagna che si sta comunque muovendo anche sotto i piedi, anche adesso si sente anche il fruscio degli alberi. Ma si sente. E lei lo ha proprio provato? Beh, io quando sono arrivato, che sono smontato dalla macchina, avevo subito paura, credevo quasi di essere ubriaco dello spostamento proprio della montagna, sono rimontato, ho fatto ora di spostare la macchina, altrimenti poi è frenata anche la strada. Allora, grazie di nuovo ad Andrea, a Lina Paronetto e a Nicoletta Rizzetto per questo servizio. Andrea Bonato della FIM CISL, torniamo al lavoro, sentiamo un'altra storia, sentiamo di cosa si tratta. Ricordo soltanto che il mercoledì noi andremo avanti con una puntata come quella del giovedì sui veneti schiacciati dalla crisi, intitolata "Parlano le aziende strangolate dalle caste". Le caste sono la politica, la burocrazia, i giornalisti, il sindacato, la magistratura, insomma tutti quei poteri che in qualche modo frenano lo sviluppo, no? Prego. Beh, allora io sono un po' in difficoltà a parlare di lavoro dopo quello che ho visto, devo essere sincero, perché non so se è peggio perdere il lavoro o perdere la casa, quindi la nostra solidarietà a questi cittadini, a queste persone che sono in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, noi qui abbiamo stasera due fabbriche che hanno chiuso o che rischiano di chiudere per colpa della cattiva politica. Una che faceva pannelli fotovoltaici e che posso annunciare stasera, ci sono degli imprenditori che sono intenzionati a farla ripartire, anche non italiani, poi spiegherò il perché e se può ripartire potremo portare a casa 100 nuovi posti di lavoro a Padova, ed è una notizia secondo me importante, perché qualche volta bisognerebbe anche dire le cose che possono funzionare. Vicino a me c'è un lavoratore che grazie alla riforma Fornero è a casa senza lavorare, senza ammortizzatori sociali. Dietro c'è un lavoratore che lavora per il consorzio Energia, che si occupa di ripristinare tutti i pali della luce e di tutti i danni che fa la neve, che fa l'acqua, che lavora in subappalto per l'Enel, tra mille difficoltà perché l'Enel paga sempre meno quelli che lavorano in appalto per lei, e quindi i rischi blackout saranno sempre maggiori. Però io vorrei andare un attimino su una questione che nessuno ha detto stasera, osservando, sentendovi parlare, che è la questione del riscaldamento globale. Cioè, il protocollo di Kyoto ci impone di inquinare meno e di surriscaldare meno questa terra. Da Padova le aziende che producevano energie rinnovabili, la Helios Technology, la Solon, la X Group, le faccio l'elenco, 4.500 posti di lavoro buttati via per una serie di questioni. Azienda qui dietro che produce macchine per il biogas, impianti per il biogas, in Italia non può più lavorare, stanno vendendo macchine in Corea, ma in Italia più nemmeno una. O noi pensiamo che rispettiamo di più questa nostra terra producendo anche mezzi di trasporto, mezzi per produrre energia che rispettino di più l'ambiente, oppure allagamenti ce ne saranno in Italia, ce ne sono stati in Inghilterra il mese scorso, ce ne sono in tutta Europa, perché pioverà sempre di più e il clima cambia. Questo è uno dei problemi di cui dovremmo prenderci cura in sto paese. Per quanto riguarda i cassi integrati, vicino ho Francesca, lei è in cassa integrazione quasi da un anno. Francesca non prende i soldi di cassa integrazione da quanto tempo? Da ottobre 2013. Marito disoccupato, anche lui? Sì, in mobilità da un anno ormai, ha già fatto 3 anni di cassa integrazione. Avevano sempre lavorato fino a 2 anni fa, tutti e due, perché qui massima occupazione, disoccupazione zero. Quindi loro in due in famiglia, con 2 figli, tutti e due a casa. L'azienda che fa il biogas licenzierà 20 dipendenti perché non ce la farà a vendere impianti di biogas, la cassa integrazione non arriva, i ministeri ci mettono una vita ad autorizzarcela, l'INPS la paga dopo mesi, e quindi la difficoltà delle famiglie, ripeto, io stasera mi sento veramente male a parlare di queste cose con gente che non ha la casa. Però sono drammi anche questi. Le difficoltà che ci sono a Padova, Vicenza e nelle zone limitrofe sono queste.
le fabbriche che chiudono anche per colpa della politica. Quindi si parla tanto di energie alternative, di evitare l'effetto serra, che poi tra l'altro è all'origine di questa follia del climatica, no? Adesso negli Stati Uniti, tanto per fare un esempio, c'è l'area centrale degli Stati Uniti che è insolitamente ghiacciata, insomma non era mai accaduto che ci fossero anche lì intense precipitazioni nevose. Ieri il principe Carlo è andato nel Somerset a Londra per una gigantesca alluvione che non si era ancora verificata. Insomma, questo dipende anche da una scellerata politica energetica, almeno questo dicono gli esperti. Un grazie al bravo sindaco di Veggiano, Anna Lazzarina, ai suoi collaboratori ed anche ai vigili e a tutti i volontari della protezione civile. Grazie a tutti per il vostro encomiabile lavoro di questi giorni. Torniamo a Bomba, poi torniamo ovviamente a parlare di questioni di lavoro, però direi, regia, andiamo di nuovo a vedere che cosa è successo in queste ore. Adesso ha ricominciato a piovere, andiamo a Fontaniva dove ci sono stati altri problemi nel Padovano. Ci troviamo di fronte a un'escursione delle falde molto importante e quindi combattere contro la falda nel bacino imbrifero più grande d'Europa è una cosa molto particolare e molto difficile. Siamo a Fontaniva, in via delle Querce. Oggi, come 3 anni fa, circa 200 famiglie si trovano con garage e scantinati allagati. Qui la colpa non è dei fiumi, ma delle falde. Queste case, diciamo, del quartiere dei Fiori e in parte del quartiere Resistenza, essendo molto basse, hanno questo grosso problema perché la falda comincia ad entrare negli scantinati ed è difficile combatterla. Pompe in azione da ore. Uomini della Protezione Civile al lavoro, amministratore sul posto, tutti insieme per cercare di arginare il fenomeno. Siamo stati costretti a seguire qualche caso particolare perché appunto i livelli della nera sono insostenibili, purtroppo è una cosa che si ripercuote su tutto il territorio e quindi quello che possiamo fare è dare assistenza la massima che possiamo, facendo appunto intervenire la Protezione Civile, adoperando anche i nostri mezzi per assistere i cittadini che sono veramente nella disperazione. Disperazione e paura è proprio quello che provano molti cittadini, soprattutto anziani, ed è per questo che il Comune è pronto a far sentire la sua voce avanzando precise richieste. La cosa principale, secondo me, sarà quella di chiedere uno stato di calamità, visto che la Regione Veneto si sta muovendo in tal senso, e dopo sarà fondamentale anche una cosa che abbiamo già chiesto all'assessore Conte, ma che abbiamo discusso appunto anche con aziende locali, quella di cominciare a sistemare l'alveo del fiume Brenta, perché purtroppo abbiamo un deposito di materiale che continua ad innalzare il livello, che per il fenomeno naturale va ad innalzare anche la falda. Intanto per domani è prevista una nuova ondata di maltempo, difficile stabilire quando si tornerà alla normalità. Onestamente non speravamo un'altra ondata di maltempo. Tentiamo di monitorare la situazione e siamo qui con loro. Allora, servizio di Sandra Colbacchin. La settimana scorsa c'erano i lavoratori della Electrolux in questo studio, c'era anche Gianni Castellan, Paolino Barbiero. Era una fase in cui si erano iniziate le trattative al Ministero dello Sviluppo Economico senza tante speranze. Adesso Castellan sembra che il gruppo svedese abbia fatto marcia indietro e dice: non ce ne andiamo dall'Italia. È così? È una novità positiva o è ancora un traccheggiare in vista di altri problemi? Sì, allora, siccome che il direttore ha detto che il sindacato fa parte di una casta, i giornalisti sono un'altra casta, quota parte della discussione sull'Electrolux è frutto di una casta sbagliata giornalistica che ha interpretato una dichiarazione dell'Electrolux facendo il processo di intenzioni. Sì. Perché? Perché quando Electrolux ha chiesto la riduzione del costo del lavoro e delle retribuzioni, siccome oggi sono in contratto di solidarietà e avendo oggi quindi 6 ore lavorate e poi la cassa integrazione, si è pensato: ma come? Se restano senza contratto di solidarietà, restano 6 ore, c'è il dimezzamento. Ma Electrolux, al primo incontro ministeriale dal ministro Tallonato, ha chiarito che non era in discussione il contratto di solidarietà, che può durare ancora 3 anni, e che la richiesta, una richiesta pesante, difficile, complicata, no? Era quella di ridurre il costo del lavoro attraverso la riduzione delle retribuzioni di 120, 130, 140 euro al mese. Ora, al netto del fatto che io vorrei che ciò non succedesse, ciò detto, se mi chiedessero: hai mai fatto accordi di questa natura a Padova? Io devo essere onesto, li ho fatti, perché quando mi è capitato di dover far ripartire aziende, molte aziende che arrivano dal fallimento, sono andato, mettendoci la mia faccia, a dire: ragazzi, volete provare a ripartire?
contratto nazionale, punto. Super minimi, via. Premi, via. Scatti, via. Scatti d'anzianità, via. E abbiamo privilegiato l'occupazione. Lo abbiamo fatto ovviamente non a fronte di progetti industriali che non ci convincevano. Noi l'abbiamo fatto con imprenditori, come venivano prima definiti, no, un po' avventurieri. Abbiamo cercato di guardare bene al progetto industriale e abbiamo cercato anche di metterci un'assunzione di responsabilità. Perché io credo che ormai, dopo 5 anni in cui spariamo addosso su tutto e su tutti, giustamente, no? Dobbiamo anche però cominciare a preoccuparci del peso delle nostre parole. E se tutti stiamo facendoci, come dire, operazione verità rispetto all'assunzione di responsabilità. Perché io dico, ma è vero, le multinazionali in Italia non investono perché c'è troppa burocrazia, ma chi è che l'ha creata questa burocrazia? L'ho creata io, la burocrazia? O è frutto del fatto che probabilmente abbiamo avuto una classe politica, fatelo dire a uno che mangiava un democristiano al giorno da giovane, no, finita una certa casta politica di democristiani che hanno governato il territorio in maniera dignitosa, sono arrivato a 55 anni a dire benedetti loro, se oggi la mia Bassano non è sotto acqua è perché c'era un certo Toni Bisaglia che i soldi pochi che arrivavano da Roma già al suo tempo li spendeva bene. Quindi non c'è solo un problema, vicepresidente, di mal distribuzione delle risorse tra il Veneto e la Sicilia, sottoscrivo, nel senso che se abbiamo migliaia di forestali in Sicilia che non servono a nulla e qui ne avremo bisogno, c'è uno spreco di risorse, ma io ho anche il dubbio che noi utilizziamo male le poche risorse che abbiamo. Per esempio, io che sono un montanaro, ho imparato andando in Tirolo che i contadini in Tirolo sono i giardinieri del territorio. Qui noi in Veneto i nostri contadini li abbiamo annientati, non considerando il loro lavoro, non valorizzando il loro lavoro. Quindi da questo punto di vista siamo in presenza di una condizione per cui se non fai manutenzione del territorio questi sono i disastri. Io mi domando sempre, ma quanti soldi spenderemo rispetto a questa ultima alluvione? Dovremmo trovare i soldi per spendere rispetto a queste ultime alluvioni, ma non era preferibile spendere quei soldi prima? Io penso che era preferibile spendere quei soldi prima. Allora, questa è la situazione che dobbiamo cercare di affrontare. Poi ci torniamo. Lei tra l'altro ha citato Toni Bisaglia, ricordo, morto in acqua, in mare, nel Golfo del Tiguglio, sì, cadendo in circostanze abbastanza misteriose dal suo Panfilo, ci fu un'inchiesta, insomma, poi si disse che la cosa fu insabbiata da Cossiga che non fece neanche fare l'autopsia, portò via questa bara, insomma, il solito giallo all'italiana, e poi l'acqua, insomma, in questo territorio, il Polesine nel 51, il Vajont e poi l'alluvione del 66, l'acqua c'è sempre qui in Veneto in qualche modo. Vediamo l'acqua cosa combina ancora sui versanti, così sulle colline, sui pendii, qui andiamo sulla Pedemontana, appunto, vediamo, ci sono macchine che sono precipitate nelle scarpate, vediamo. A Fregona la montagna è frenata aprendosi in una voragine che ha portato con sé 2 macchine e un trattore. Frenando la montagna con i mezzi si è inghiottita anche diversi alberi rovinati su un ruscello, ora coperto da ramaglie, diversi metri cubi di terra e detriti di vario genere che hanno formato un'improvvisata diga. Com'è la situazione qua a Fregona? Grave, grave. Diciamo che la situazione è in continua evoluzione, le frane continuano giorno per giorno. Quindi. Ora per ora, un giorno per giorno purtroppo. Ecco, qua ne abbiamo visto anche una di abbastanza consistente. Sì, dall'altra parte del torrente ce n'è un'altra quasi uguale, anzi peggiore si può dire. Quindi purtroppo tutta quest'area qui è franosa. Situazione drammatica anche al confine con Cappella Maggiore. Qui dove le greggi vengono portate al pascolo la pedemontana continua a sgretolarsi. È la prima volta, racconta angosciato il proprietario del terreno. Sì, beh, non è mai successo qua. Noi altri lì 40 anni che siamo qua, no. Non si aveva mai muoversi niente. Quindi la prima volta a causa di queste piogge qua? A causa delle piogge, comunque le aveva cominciate l'anno scorso, verso vero che primavera, là, e le partite, che la si aveva abbassata un po', e adesso diciamo, la continua in poche parole. La frana non si arresta. Lì una frana che parte da qua e la va fin dove? Sotto i Toni Carletti.
ma proprio acqua. Danni ci sono e vedremo poi alla fine, quando si calmerà anche questo maltempo, di quantificare esattamente quali sono i danni sia sulle strade sia sulle colture. A Sarmi di un'intera famiglia fatta evacuare per sicurezza. Parecchie frane che hanno interessato in particolar modo la zona di Fregona, ma anche qui a Sarmi di una frana importante che viene coinvolta un'abitazione che è stata evacuata proprio nella mattinata di oggi, quindi una frana pericolosa che può, oltre a creare problemi alle abitazioni, anche alla viabilità. Poi abbiamo visto anche la frana di Fregona, dove sono state inghiottite 3 auto, e tante frane ancora non censite, ma saranno censite nei prossimi giorni, e quindi i danni sono elevati. Allora, Sandro Venzo, Confartigianato è un po' la metafora dell'economia italiana, no? Frana tutto, insomma, senza essere catastrofisti, ma insomma non è che le cose stiano, nonostante quanto dicano Letta e Napolitano, ci pare che la situazione non stia migliorando, ecco, diciamo, mettiamola così. Ma assolutamente credo che sia Alfano che il Presidente stiano praticamente dando delle false speranze a un paese che in questo momento non ha non solo luci, ma non ha nemmeno finito di scavare il fondo di questo pozzo. Io volevo però riallacciarmi all'inizio, quando sentivo gli amministratori che, parlando del proprio territorio, vedevi proprio che avevano, la passione e quanto amano la loro città in un momento di difficoltà. Ecco, è quello che noi imprenditori o noi rappresentanti di categoria sono da 6 anni che viviamo quotidianamente. Quindi è come se foste per un attimo dall'altra parte della barricata, cioè nella nostra, cioè quindi nella difficoltà, nel vedere imprenditori che purtroppo si tolgono la vita, nel vedere che un'azienda chiude per burocrazia, per insoluti, quindi vi sentite esattamente impotenti come noi imprenditori negli ultimi anni. Quindi partendo da questo punto di vista, cercate di capire che la molta burocrazia è dovuta anche a ciò che succede all'interno dei comuni. Io faccio l'esempio, sono di Bassano del Grappa, l'anno scorso con la mia giunta abbiamo presentato un documento ai sindaci del territorio dove chiedevamo la possibilità di avere all'interno di un territorio le stesse regole. Ecco, è difficile anche avere questo, quindi è difficile anche avere cose banali, quindi ci sono comuni dove, non so, una cosa fa cubatura, l'altra no, devi chiedere un permesso per mettere un cartello, alcuni ti chiedono i documenti, cioè è una confusione totale in un momento in cui l'impresa è veramente in difficoltà. È come se adesso, purtroppo, in questi momenti di alluvione, si andasse a dire a un alluvionato che praticamente deve pagare il canone della RAI perché deve vedere la televisione la sera. Cioè, stiamo parlando proprio di discorsi che vanno al di fuori di quello che noi stiamo vivendo quotidianamente. Quindi, ripeto, luci ne vediamo poche, vediamo molte aziende, come si diceva prima, che non solo lottano, ma a un certo punto vivono e sono disintegrate da questa non solo burocrazia, ma anche, ripeto, dai mancati pagamenti, perché noi abbiamo aziende che chiudono per mancati pagamenti. In un paese in cui una causa, invece di durare 2 anni, ne dura 15. Non è possibile, ripeto, continuare a vedere un territorio che muore, e purtroppo troppi imprenditori, per non vedere questo, cominciano ad andare via. Quindi attenzione, perché il problema prossimo futuro sarà quello di mantenere il livello di occupazione, ma anche mantenere la solidità sociale del paese. Allora, vediamo l'esasperazione di alcuni abitanti di Sarmola di Rubano, uno dei paesi più colpiti, più allagati, in questo servizio della nostra redazione di Padova. Io ho messo il segno e l'acqua è aumentata, nonostante non piova l'acqua è aumentata. C'è un dato oggettivo, ho messo 2 segni, anche se non piove è aumentata, quindi è una cosa strana. È aumentata l'acqua? Sì, certo, è aumentata. Sta aumentando secondo me perché è cominciato a uscire anche dentro il garage. Quanti danni ha adesso lei? Adesso per fortuna, cioè, non è entrata in casa, però manca 5 centimetri. Da quanti giorni siete così? Praticamente da ieri pomeriggio. E neanche una macchina, nessuno ne è passato di qua, niente. Signora, l'acqua quanto è aumentata secondo lei in queste ore? Guardi, penso sia sempre uguale, spero bene non piova ancora, perché altrimenti veramente
noi siamo sotto di 20 centimetri in casa. Ma non era mai successo in questa via? Beh, io abito qui non da molto, comunque dal 2005 no. Mai visto qua? Solo che con mia nipote che abita proprio nella curva e ha capito, mica mai dormire tutta stanotte, invece di andare giù a cresce di più. Sento che tutti si lamentano, ma non ho visto nessuno, non lo so. Servizio di Valentina Visentina, allora torniamo al Veneto che annega nella crisi, nei debiti, sentiamo un'altra testimonianza, prego. Il mio nome è Imer Razzolin e sono rappresentante sindacale della Bassanina, un'azienda di Mason Vicentino. Questa azienda ha iniziato un declino dal 2010 fino ad arrivare alla richiesta di un concordato preventivo, e questo è avvenuto questa estate. Poi il 24 dicembre dell'anno scorso, quindi nel 2013, l'azienda è stata chiusa dalla cancelleria e il giorno 27 è stata firmata la procedura di chiusura. La cosa ci ha colpito parecchio perché diciamo, il nostro fallimento non è venuto da un fattore di mancanza di lavoro, perché l'azienda lavorava assai bene. È stato proprio una gestione sbagliata all'interno, pensare che eravamo 33 dipendenti e c'erano 3 amministratori delegati. L'azienda era stata acquistata da una compagnia russa di cui ha aperto una holding in Russia ed è questa holding in Russia quella che ha creato il problema più grosso, perché noi davamo a loro i nostri prodotti che sono forni per il pane e poi non rientrava mai l'utile, quindi diciamo è stata danneggiata gravemente, lasciando a casa 33 persone. Attualmente siamo a casa, anche per il discorso gravoso della legge Fornero, siamo a casa senza ammortizzatori sociali, stiamo perdendo contributi e dal giorno 28 febbraio saremo tutti licenziati. Questo è quanto riguardante l'azienda. Un'altra storia che batte insomma con questo momento. Che leggi la politica, ma c'è anche qualche imprenditore, no, avventuriero e raffone che produce questi danni sul territorio, quindi diciamo va equamente distribuita la responsabilità, come ci può essere anche qualche sindacalista rivoluzionario che fa le rivendicazioni e che porta le aziende sul loro dell'astrico, ci sono anche questo tipo di imprenditori mordi e fuggi, no, che arrivano in Italia, svuotano l'azienda e poi lasciano 33 famiglie in mezzo. Allora sentiamo il presidente dell'API. Vorrei dire due cose, sì. Mi lascio prima al discorso Electrolux o altri discorsi di concordati. Non trovo giusto, se vogliamo far riprendere i consumi interni, che vengano tagliati gli stipendi degli operai. Basta abbassare e togliere l'IRAP, andiamo giù del 36-40% la tassazione sulle aziende. Sono decenni che si parla, okay, di abolire l'IRAP, è sempre farlo. Lì, nessuno la discorso toglie. Discorso Bassanina e altri. Bassanina la conosco molto bene perché è nel mio territorio, quindi è un'azienda che è entrata in difficoltà perché lavorava sotto costo, lavorando sotto costo erano piene di lavoro, non riuscivano a pagare fornitori, non riuscivano ad andare avanti. È stata assorbita, hanno fatto, come diceva il sindacalista, una manovra di business per portare via il know-how e la tecnologia e hanno trasferito quello che sta succedendo normalmente in Italia. Settore del fotovoltaico. Lei lo sa che noi in Italia abbiamo le centrali più moderne di tutta Europa, ok? Il sistema del fotovoltaico, dove ha creato centinaia, migliaia di posti di lavoro inesistenti, è perché era una bolla di sapone creata e gestita solo sui contributi e sugli incentivi. Incentivi che poi sono stati tolti. Perché noi oggi abbiamo pagati da tutti i cittadini. Oggi noi dobbiamo spegnere le centrali di classica utilizzo in Italia, idroelettriche e a carbone, perché andiamo fuori gli standard di produzione e acquistiamo energia da altri paesi tipo la Francia a costi minori per poter bilanciare il sistema. Tutte queste cose qua sono dovute a una cattiva gestione del sistema. Voglio dire un'altra cosa, quando Marcato dice noi non abbiamo i soldi, allora se io penso
negli ultimi 20 anni il gettito fiscale che il Veneto ha versato al governo centrale è una vergogna, che noi non abbiamo le strutture, non abbiamo i vasi di raccolta, non abbiamo le strade, non abbiamo niente. Questa è la diversità che penso che il vicepresidente della provincia di Padova voleva dire quando parlava dei forestali e non forestali. Perché se io penso che per percorrere una strada da Fontaniva a Vicenza Nord mi serve un caramato perché abbiamo le buche peggio che in Albania, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Quindi forse è meglio che ci svegliamo sotto un certo senso. Poi sentiamo anche Morato, però voleva rispondere a un sms o comunque commentare un sms sui consorzi, sì, mi pare. Sì, si parlava dei consorzi di bonifica, il fatto che si paga una tassa ai consorzi. Allora innanzitutto c'è da distinguere tra la gestione dei fiumi, vedi il Bacchiglione che è competenza del Genio Civile, quindi della Regione, un tempo era il magistrato delle acque, quindi era una competenza statale, successivamente subentrata alla Regione col Genio Civile, altra cosa invece la rete consortile, quindi gli scoli consortili che sono gestiti dal consorzio. Dove vanno i soldi delle tasse che pagano i cittadini? Il consorzio li utilizza per cosa? Per gli impianti delle idrovore, per i vari manufatti, per mantenere gli scoli consortili. Si può fare sempre di meglio, sempre di più. Io riporto l'esempio della mia realtà: noi abitiamo in un bacino idrografico, quello Pratiarcati, ed è una sorta di imbuto, quindi noi che siamo i comuni, parlo di Bovolente e di Casalserugo alla base di questo bacino idrografico, se non ci fossero le idrovore, gli scoli consortili, altro che alluvione, noi saremmo perennemente in mezzo all'acqua. Quindi una funzione il consorzio la svolge. Dopodiché si può fare, ripeto, sempre di più, sempre meglio, però è un'azione fondamentale quella dei consorzi, soprattutto sul nostro territorio. Allora, Presidente, Sindaco e poi Sindaco Rossi, poi andiamo di nuovo da Bonato, dalla signora, se voleva poi replicare. Sì, io... Credo che di fronte a questi giorni che il Veneto sta subendo, no? Perché abbiamo visto poi tra l'altro che chi per un motivo che per un altro, ma moltissimi comuni sparsi in tutto il Veneto stanno patendo le conseguenze atmosferiche. Di fronte a questo io credo che trattenerci i soldi che ci servono per la sicurezza dei cittadini sia legittima difesa, a questo punto sia davvero legittima difesa, ma abitiamo in un paese talmente idiota che per esempio, non so se avete visto, ho praticamente interi pezzi di spiaggia Jesolana è sparita oggi, no? Sì, sono arrivate tonnellate di ramaglie, di alberi, di tronchi, sparite le spiagge. Uno dice, prendo queste ramaglie, le prendo, le sposto, le do fuoco, non so, le porto via. No, no, perché in questo paese idiota quelle ramaglie sono rifiuti speciali. Per cui tu le devi prendere, vanno caratterizzate, vanno portate nelle discariche speciali, tutto questo con un costo pazzesco, per cui il comune dice mi scappa fatta qua, non li ho. La provincia dice figuriamoci, i consorzi non se ne parlano. Quindi restano lì. No, ecco, tanto per dire. Dopodiché i bacini di laminazione, che non sono la panacea di tutti i mali, ma sicuramente darebbero un ristoro quando ci sono queste piene davvero devastanti, si possono fare? No, perché un cittadino qualsiasi fa un ricorso e blocca l'escavazione dei bacini, per cui blocca tutto. Non solo, ma in 20 ettari di terra, se tu trovi 5 centimetri cubi di terra che non è proprio terra, 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 fammi tutti, caratterizzazione, anche in questo caso, sono rifiuti, vanno portati nelle discariche, cioè, dico, ma che paese è questo? Ma che paese, cioè, di fronte a questa follia burocratica che vive il nostro paese da anni, io credo che veramente trattenerci i soldi sia assolutamente una questione... Un imperativo categorico. Parla del residuo fiscale, insomma, di questi miliardi. Ma certo, diamo 20 miliardi all'anno a un paese che li usa per pagare i forestali che non serve niente a nessuno, quando io qua ho i miei cittadini che hanno 2 metri di acqua dentro casa e perdono non solo la casa, ma perché poi perdi le fotografie, perdi i giocattoli dei bambini, perdi la tua storia, la tua intimità, è quello che poi è la violenza che ti rimarrà per sempre. E ogni volta questa gente qua, ogni volta che sentiranno 2 gocce di pioggia rimarranno con il fiato sospeso, il cuore in gola a guardare il cielo. D'accordo? Ecco, noi diamo 20 miliardi allo Stato italiano perché deve pagare la sanità in Calabria, e la Calabria non ti dice nemmeno, non ti fa nemmeno un bilancio. Perché quando dici, ma ascolta, mi è voluto fare un bilancio visto che ti pago a piedi lista? No, perché? Non so come farlo.
Allora, il paese idiota in cui viviamo. Sentiamo ancora quanto ha detto Zaia oggi ai nostri microfoni con una conferenza stampa, vediamo il servizio. Chiediamo che i nostri veneti, dalla montagna con la neve a tutti gli altri veneti che hanno avuto i problemi dell'alluvione, siano ristorati dei danni che hanno avuto. Abbiamo avuto un sacco di danni peraltro nelle opere pubbliche, le strade, la viabilità, le frane, gli smottamenti che saranno veramente milioni di euro da recuperare. Una lettera al Premier Enrico Letta firmata dal governatore Luca Zaia per invitare il governo a farsi carico dell'emergenza allagamenti in Veneto. Un'emergenza che ancora non è conclusa, si teme per le prossime ore quando il ritorno della pioggia e le alte temperature in montagna con conseguente scioglimento delle nevi potrebbero riportare il territorio in condizioni critiche. I danni al momento sono incalcolabili, ma si stima che peseranno soprattutto quelli alle infrastrutture. Quella delle opere pubbliche è una grossa emergenza, i singoli proprietari, quindi i comuni, le istituzioni, faranno una breve contabilità della messa in sicurezza e poi del ripristino dell'opera e dopodiché la contabilità finale la farà la Regione inviando tutte le richieste a Roma. È prioritario un piano nazionale di investimenti, insiste Zaia, per rimettere mano all'intero sistema idrogeologico, ma anche un intervento dello Stato per le opere già previste, visto che mancano ancora 2 miliardi di euro. Il livello nazionale sarebbe fondamentale anche per l'ipotesi di un'assicurazione per i danni da maltempo, che su una scala più piccola come quella veneta non sarebbe realizzabile. In chiave veneta non sta in piedi, abbiamo incaricato proprio un broker per fare questo studio, questa analisi nel 2010, non sta in piedi, nel senso che se obbligassimo anche tutti i veneti ad assicurarsi, l'assicurazione creerebbe tutto un sacco di vincoli per cui non conviene assicurarsi. Allora, Anna Lazzarin, diceva oggi un ospite di Ferdinando Avarino durante la diretta, noi a Bovolenta abbiamo addirittura smontato i macchinari, li abbiamo sollevati, a volte li portiamo via coi camion perché temiamo nuove inondazioni. Quello purtroppo è il panico che si è creato nella memoria delle persone che hanno avuto l'alluvione del 2010. Io ho avuto tre case a Veggiano che in questi tre giorni di piena hanno portato i mobili ai piani superiori, io ho un ristorante in Prabassi, il nome dice tutto, i laghetti Ugani che il vicepresidente conosce, che ha portato con un camion, portato via tavoli, sedie. Quindi purtroppo, come diceva il vicepresidente, l'alluvione quando hai l'acqua in casa non ti segna solo il discorso dei muri, delle sedie, di questo, ti segna dentro. Ti fa una ferita che veramente l'ingresso della casa, dell'acqua nella tua casa è l'ingresso della devastazione nella tua vita, perché ti toglie un pezzo di vita. Cioè quello che diceva il Presidente per quanto riguarda l'assicurazione, ne avevamo parlato tanto con la nostra alluvione, sembrava che ci dovessimo assicurare tutti. Adesso ha capito anche Zaia che l'assicurazione sarebbe veramente improponibile. Qui ripeto, perché prima mi ha interrotto il collega, questa volta almeno per quanto riguarda Rubano non è lungo un fiume, per chi non conosce la geografia di Padovano, è ben lontana dal Bacchiglione, ha ceduto totalmente la rete minore, non ha retto, è andato in crisi tutto il sistema della rete minore e avete visto come sono messi a Rubano, un metro e mezzo di acqua nelle case, lui non ha rotto un argine a Veggiano, a casa Seruga è andato sotto a causa della rotta di Roncaglietta. È andato in crisi tutto il sistema minore. A Selvazzano, come sono messi? Non ha rotto argini, questo voglio dire. E perché questa grandissima piovosità? Quindi comunque mi collego a quello che diceva prima l'imprenditore, che bisogna che noi sindaci ci facciamo anche carico di lavorare seriamente per evitare il surriscaldamento del pianeta, perché tutti questi cambiamenti climatici sono mostruosi. C'è anche da dire però... Un sindacalista, scusi. C'è anche da dire che però noi sindaci abbiamo ben poco potere nel legiferare, questo si sa, possiamo insistere, possiamo fare le cordate, possiamo andare a Roma con la fascia tricolore, ma poi sono loro in alto che decidono, non purtroppo anche noi subiamo le leggi come voi. Allora Sindaco, grazie, volevo collegarmi adesso con l'epicentro di questa alluvione che è Battaglia Terme, il Sindaco Daniele Donà, buonasera Sindaco, grazie. Buonasera Dottor Battaglia, buonasera, grazie per la telefonata, questa sera non sono venuto ovviamente perché devo stare vicino ai miei cittadini e quindi certo. Siamo in emergenza,
Ecco, Sindaco, oggi ci dica sì. Subito, abbiamo visto che il problema dei problemi è quello dell'acqua che ristagna e che non cala. È ancora così o sta migliorando la situazione? No, fortunatamente sta migliorando, è calata di circa 30-40 centimetri, forse di qualcosa di più. Bene. E quindi noi speriamo che in mattinata e domani possiamo già cominciare a dire è passato e cominciamo a lavorare per mettere i cittadini in sicurezza, quantomeno liberare gli appartamenti, le case dall'acqua. Ecco, sentivo il suo collega di Montegrotto che diceva, guardando un canale completamente vuoto d'acqua, dice ma qui c'è qualcosa di strano, probabilmente se l'avessero fatto in altre zone questo lavoro non sarebbe arrivata tutta questa massa d'acqua proprio da noi. Cioè, c'è il sospetto che per salvare Padova allaghino altre zone o no, o può essere una chiave di lettura giusta? Guardi, quando noi abbiamo visto questo fenomeno, chiamiamolo fenomeno tra virgolette, che il canale Bacchiglione era vuoto e il Vincenzone era pieno, il sindaco ha chiamato il genio civile, ha chiamato il prefetto e tutti mi hanno detto non c'è nulla da fare, non si può chiudere la porta. Noi abbiamo l'arco di mezzo, mi scusi perché ho un po' di voce così. L'arco di mezzo ha aperto 1,40 m, quindi vuol dire che quando l'acqua confluisce da nord a sud, 1,40 m le butta tutte nel Vincenzone. E noi abbiamo, io personalmente ho chiamato il viceprefetto, abbiamo chiamato il genio civile, però tutti ci hanno detto questa è la situazione e così bisogna andare avanti, altrimenti va sotto acqua, non so, il nord, il sud, la tratta del Bacchiglione, quindi impotenza completa. Ho capito. Senta, comunque possiamo dare notizie rassicuranti almeno per ora, sperando che non ci sia un'altra ondata e altre precipitazioni abbondanti. Insomma, la situazione sta migliorando, domani dovreste già essere, se cala a questo ritmo, domani insomma dovrebbe esserci qualche centimetro d'acqua, insomma, battaglia terme, almeno speriamo. Non dico qualche centimetro d'acqua, però dovremmo avere, se, ripeto, il tempo tiene, non piove ancora, non mette in difficoltà ancora, dovremmo domani cominciare con l'idrore a intervenire sui 5 punti che abbiamo sotto di 80 centimetri, adesso sono meno ovviamente, però dovremmo intervenire, quindi spero che domani ci mandino cose positive, ecco questo, quindi speriamo, in bocca al lupo. Io chiedo, lo dico così in maniera molto aperta, saluto, ho sentito il sindaco di Reggiano che parlava, lo saluto, dopo non so chi avete dentro, però saluto tutti i sindaci e amministratori che ci sono, perché siamo nella stessa barca e questo è il momento. Si parla di acqua, quindi siamo tutti nella stessa barca. Mi sembra un riferimento molto pertinente. Siete tutti sulla stessa barca. Siamo tutti nella stessa barca. Premesso che la barca bisogna avere sei in sicurezza, perché basta spostarla a destra e a sinistra e può anche capovolgere. Quindi allora io dico così molto a tutti, dico, partendo dalla regione e tutti gli enti che partecipano a una cosa. Ci vuole un tavolo di regia dove non è che un ente, un consorzio, io cito consorzio per dire qualcosa, ma tutti devono essere raccordati e ci deve essere una regia che vigila non solo sugli strumenti, perché abbiamo visto che quando gli strumenti ci indicano dei livelli non sempre corrispondono alla realtà, perché se il livello mi dicono e mi rispondono dei centri di controllo, mi dicono il livello è a posto, siete a posto, poi io vado sotto di 80 centimetri, permettete che c'è qualcosa di più. Certo. Sì, mi ricordo tempo fa che veniva avanti e indietro il genio, andava da Montegrotto a Battaglia, da Battaglia a Montegrotto, quindi presumo che l'occhio dell'uomo forse ci vuole ancora. Sindaco, grazie molte, buon lavoro. Grazie a lei e buonanotte, nonostante i problemi che dovrà affrontare ancora. Grazie. Pino Rossi, allora, prima c'è stata una polemica tra Pino Rossi anche dietro le quinte durante la pausa
e il sindaco Lanzarini. No, ma io non è, mi scuso se ho detto qualche parola di più, ma non volevo, cioè io credo che non sia assolutamente sufficiente l'azione che stanno facendo, diciamo, le istituzioni italiane per il nostro territorio. È questo che io contesto. Io dico, quando a Sarmeola vediamo un metro d'acqua e i cittadini che hanno 80 anni o 70 anni ci dicono che non l'hanno mai vista, ci dovremmo porre delle domande, no? Almeno elementari, ci dovranno dare delle risposte qualcuno, non può certo, non è mica colpa dell'attuale sindaco di Rubano questa problematica, ma non è neanche colpa del presidente della Regione Veneto, però ci dobbiamo analizzare, cioè dobbiamo creare un forum, aprire una discussione, cercare di capire, perché io gli ho detto anche prima ai colleghi, guardate che quella del 2010 è una... un'alluvione è un disastro per la famiglia che la subisce, è un disastro per la collettività e i sindaci sono là in prima linea e sono degli eroi, perché questo lo sappiamo, tutti abbiamo vissuto nei nostri comuni momenti difficili, non solo per le alluvioni, per altri, però dobbiamo per forza essere vicini, però non è da sottovalutare anche l'effetto, cioè dobbiamo aprire un tavolo di discussione, però io dico che l'effetto che produce nelle famiglie le cose successe ben elencate adesso in questa trasmissione dai qui presenti lavoratori che hanno perso il lavoro è una tragedia altrettanto grande. Allora io vorrei un attimo di sentire dal rappresentante degli imprenditori, perché io sono convinto che gli imprenditori sono tra i politici, sindacalisti, imprenditori, amministratori, ognuno ha una parte di colpa, ma io credo che la maggior parte delle colpe sia degli imprenditori. Io penso questo, posso sbagliarmi, ma penso questo. Castellano diceva l'Electrolux ha chiesto una riduzione degli stipendi. Intervengo perché questo non l'accetto. È una cosa vergognosa, con i sacrifici che l'impresa italiana sta facendo per rimanere in questo territorio, mi vergogno di quello che ho sentito di un rappresentante dello Stato, di un comune, di una persona che ha fatto l'imprenditore, per modo di dire, ma è una cosa inaccettabile. Allora, non posso accettare. Perché se io dico, mi faccia finire parlare, se io dico cosa ho sentito di qua quando la trasmissione non era in diretta, si deve vergognare. Mi scusi, si deve vergognare. E io rappresento la cosa sana di questo paese e si deve vergognare. Si deve vergognare. Nei confronti anche dei suoi colleghi che. Questo barbetta qua che è molto più preparato a farsi il nodo della cravatta che a insegnare ai suoi, scusa, parlo come voglio io qua, ok? Bene. Allora, questo signore, io ho un grande disappunto nella classe imprenditrice italiana e veneta in particolare, ok? Allora, voglio solo dire questo, che condivido il fatto che abbassare gli stipendi, cioè quello che viene in tasca ai lavoratori, non è una cosa buona, perché non è, però non possiamo, noi che non siamo legislatori, diminuire la pressione fiscale nostra. Non potete? No, noi non io. Non potete? No. Io dirigo una delle aziende che è rinata con un nuovo contratto di solidarietà. È meglio non toccarlo quel tasto. Allora, bene, lasciamo stare perché è una cosa che è sotto controllo, che è analizzata, che ci sono molti disguidi e Castellan sa già di cosa sto parlando. Quindi non andiamo a lavarci la bocca di cose che non sono. Chiudiamo questo discorso perché poi voglio sentire anche gli altri. Che l'Italia ha una pressione fiscale sulle aziende del 67%, questo penso che lo condivida anche il signore.
che la media europea è di 24 punti inferiore, perché è del 43%. Però, cioè, cose quale conosciamo? La nostra principale competitor è la Germania, che ne ha di 18 punti inferiori. Okay. Allora il problema che hanno gli imprenditori è un problema di tassazione. Però l'imprenditore, ha la libertà di andare a fare il proprio business dove vuole, e quindi l'Electrolux parli che noi abbiamo una responsabilità sociale su questi territori, lei non sa neanche cosa vuol dire, ma noi abbiamo una responsabilità sociale su questi territori, che l'impresa è fatta principalmente dalle maestranze, ricordatevi, perché la capacità di un'impresa è sempre rappresentata dalle maestranze. Allora sentiamole le maestranze, io ho 34 anni e sono un imprenditore, e sentirmi rappresentato da una persona che dice queste cose veramente mi viene voglia di dare due giri di chiave e andare via. Io sono un giovane imprenditore e sentir parlare così proprio mi passa la voglia di lavorare. Sì, poi sulla rete, sull'Enel, mi scusi, però lei non può dire che le centrali a carbone sono moderne e che l'Enel ha delle centrali che funzionano bene in sto paese, perché sennò non si spiegherebbe com'è che l'energia elettrica costa il 50% in più che nella media europea. 35 è giusto per la precisazione. In media europea costa molto di più. E guardi, un'altra cosa, lei non è informato. Il fotovoltaico non ha generato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Il fotovoltaico, grazie alla politica italiana e veneta, che aveva già le fabbriche del fotovoltaico, le ha fatte chiudere. Quindi, le ripeto, c'è una tradizione, una storia. Lei non può pensare che nei satelliti che ci fanno andare i GPS ci vanno pannelli a carbone, ci vanno pannelli fotovoltaici. E per migliorare l'efficienza energetica di questo paese, o si passa attraverso il risparmio delle famiglie, delle aziende e attraverso l'efficientamento di quello che è la nostra rete elettrica, oppure non discutiamo più di nulla. Non mi stupisce Confindustria, gli industriali difendono l'Enel e le grandi centrali, ma è sempre stato così questo paese. Allora scusate, andiamo in pubblicità perché sforeremo sicuramente l'orario delle 11, andiamo in pubblicità con ritardo ma giustificato data la complessità e la delicatezza degli argomenti di cui stiamo parlando. Torneremo ancora sul maltempo, se ci sono aggiornamenti, altri servizi, ancora testimonianze, ancora i sindaci, tra pochissimo. State con noi su Rete Veneta, grazie.